Dopo ben 2 anni dall'uscita in Giappone, finalmente anche noi europei possiamo godere del prequel di uno dei titoli più rappresentativi del mondo nipponico dopo Shenmue. Sì, non è un caso che abbia nominato il capolavoro di Yu Suzuki, né, a detta di molti, l'erede spirituale. Ne riprende infatti moltissime dinamiche, e il déjà vu giocandolo è dietro l'angolo. Yakuza 0 viene ambientato negli anni 80, 15 anni prima del primissimo capitolo uscito per PlayStation 2, dove i giovani Yakuza Kazuma, Kiryu e Goro Majima dovranno risolvere intricate lotte interne al clan, che rischiano di scuotere pesantemente sia Tokyo che Osaka. Durante questa avventura, sceneggiata ad hoc, scopriremo moltissimi dettagli che andranno ad incastrarsi con gli altri capitoli, ma soprattutto avremo a che fare con una trama complessa e matura. Non mancheranno le storie secondarie, ricche di aspetti della cultura tipica giapponese dell'epoca. Rivaleggiando con GTA per minigiochi, in Yakuza 0 si potrà giocare a bowling, a freccette, a biliardo, guardare video sexy a pagamento, ballare in discoteca in un tap game niente male, cantare al karaoke e giocare alle mini 4WD con tanto di personalizzazione e custom totale della macchinina per gareggiare come si deve. Ovviamente troverete anche le immancabili sale giochi Sega, con dentro classici giocabili come OutRun, Super Hang-On e Space Harrier. Il bello di questi minigiochi, con cui passerete diverse ore, è che sono talmente ben fatti che potrebbero essere quasi venduti a parte. Il titolo è davvero curato in molti dettagli, tanto che negli shop troverete anche le riviste dell'epoca. Un sacco di chicche che danno al gioco una vitalità invidiabile. Ma veniamo al sodo, il combat system è ottimo e ci si ritrova davanti a un buon picchiaduro, con tanto di stili diversi da potenziare. Un ottimo passatempo tra una storia secondaria e un minigioco, per rilassarsi mentre percorriamo la storia principale. Anche graficamente, nonostante l'età, è reso molto bene, soprattutto i volti, realizzati in modo esemplare. Gli effetti di luce e le texture fanno il loro ottimo lavoro e la fluidità è perfetta. Ovviamente è lo stesso motore grafico della PS3 e su PS4 non può che rendere alla perfezione. In definitiva un ottimo titolo che un fan della serie non può lasciarsi sfuggire. L'unica pecca, come spesso accade sui titoli di questo genere, è la localizzazione. Se l'audio in giapponese non stona per niente e anzi aiuta ad entrare nell'atmosfera, purtroppo i testi sottotitolati saranno obbligatoriamente in inglese, con tante grazie da parte nostra. Si fa un po' fatica a leggere e comprendere gli innumerevoli dialoghi presenti, e anche se è godibile ugualmente e si comprende, è certamente un peccato. I sottotitoli in italiano avrebbero certamente incrementato le vendite, sia per questo capitolo che per i prossimi previsti, creando nuovi fan della serie. Per i più temerari, un titolo assolutamente da giocare. Restiamo in attesa del remake del primo capitolo e della pubblicazione dei prossimi 6.